Ciao ragazzacci, io sono Metro 125 e oggi siamo qui su Transim World North Transpennine, Northern Transpennine. Ok, c'è uno scenario che mi ha colpito, 4 di difficoltà a 20 minuti. Sarà una cosa impossibile, sarà la class 47 che non mi ricordo assolutamente qual è. Devo preparare Manchester Victoria prima di bringing another train back to Red Bank Carriage Siding. Facciamolo. Allora, welcome to Red Bank Carriage Siding. Made from 6, need hauling into Manchester Victoria Station. Penso che sia questo il mio trenino, Questo è un po' vecchiotto, però a me piace il vecchiotto. Un po' di vecchiume ci può stare. Basta che non sia quello col cambio, di cui non ricordo neanche niente di sta cosa. Vabbè che questo qui è un gioco che vi aiuta tantissimo, Quindi accendiamo tutto, poi. Aspetta, perché mi sono alzato? Devo. Reverser forward, quindi reverser lo metti forward, ok. Release the brake, così subito, non c'è una caspita di luce interna. Io ogni volta queste caspite di luci non so mai dove stanno, forse sono qui? Aspetta, forse potrebbe essere qui. No, questi non funzionano. Desk light accendi, marker lights accendilo pure, ma che me frega. Non c'è un tail. Oh, ok, così ho acceso un po' di luci. Questa luce. Qua c'era qualcosa che potevo premere, non so cos'era, ma mi era apparso left car. Ok, olla. Allora questi due ho sbagliato, non so che cosa sono, quindi left side, questo qui l'ho desk light acceso, mentre spegni questo. Ok, partiamo ragazzi, senza perderci troppo in chiacchiere. Quindi questo qui lo devo mettere relays e possiamo partire. Vediamo se accelera. Ok, sta iniziando a partire. Devo fare 840 metri, non capisco perché è difficile questo. Forse perché la frenata di questo coso lo sapete anche voi che non è. Delle più semplici non mi frena, ok, perché questo qui c'ha il doppio. Ok. Questo c'ha il doppio freno, ok, devo. Di solito soprattutto con quelli. Come si chiamano? Con quelli. Senti però come scoppietta, cioè, ditemi che volete, ma il rumore è bellissimo. Sono abituato con quelli elettrici che. Hanno sicuramente una capacità diversa di gestione della potenza. Questo gestisce diversamente. Io di solito con ID guido tutto. E invece qui devi fare un po' di cose diverse. Qui lo relays, ok. Prova a metterne un po'. Prova a metterne un po'. Ok, questo qui è quello che ha la frenata stupida. Va bene, ho capito qual è. Hanno le frenate stupide. Ah, aspetta, mi devo fermare. Il semaforo è rosso. Ciccio, il semaforo è rosso. Non ti fermare troppo presto, ma il semaforo è rosso. Così? Così proprio. Cioè non è che sono 20 minuti solo che devo stare fermo al semaforo, che ti prendo a schiaffi. Ti prendo a schiaffi. Max speed 95 miglia all'ora. Buono, buono. Non è malissimo. Ok, vedi qua quanto ci mette. Ricordiamoci che questo c'ha un'ottima frenata, ma un tempo di applicazione estremamente lungo e poi è diventato verde. Ah, sta cosa qui mi farà esaurire, ragazzi. Vai, accelera, accelera al massimo. Tiriamo un po' sto motorino qua. E che è sto schifo che non cammina? Ok, così va bene, poi spero di arrivare anche a 40. Questa ve la faccio vedere, ragazzi, tanto dura pochissimo. Così ci godiamo anche il paesaggio. Un po' di freno. Qua non c'è un freno. Un freno intelligente. Ecco, una cosa che manca in questo momento è il treno. Un freno intelligente. Guarda che bello che è. Mentre sta discesa qui non mi aiuterà mai nella vita, non mi aiuterà. Ok. Un po' di freno, ci mette questo. Il tempo di caricamento è lentissimo. Devo starci attento, devo starci. Quindi è giallo, ma non mi preoccupo perché tanto mi devo fermare io. Quindi, molto bene, molto uggiosa sta zona qui. Dovrebbe essere. Può darsi. Manchester dovrebbe essere l'Inghilterra. Quindi questa uggiosità, sentite qua che termine, uggioso, ci potrebbe anche stare. Ci sta, Quindi rilascia, rilascia, ok. Piano piano, prepariamoci. La frenata è buona, non è veloce. Però è buona. La frenata ce l'ha. Io metto initial, ma frena tantissimo. Chissà se uso questo. No, questo neanche, guarda, neanche. Ok, potrei usare il treno della locomotiva per rallentare. Però no, non conviene. Non so se si rompe. Mi devo fermare lì. Ok, Manchester, non so cosa devo fare. Perché c'era 4 di difficoltà? Ti prendo a sberle se poi non è difficile, Piano, questo è uno di quelli che devi oltrepassare con la locomotiva per darti la cosa giusta, insomma. Ok, metti uno. Ok, initial application. Un altro pochino. Aspetta, che sennò qui ci fermiamo. Ok,
Initial. Ok, obiettivo completato. È già finito qui. Ciao, Ori, allora. Che faccio? Scendo. Sgancio i veicoli. Ok, chiudi quella porta, se no vengono le persone e mi giurano tutto. Sgancio manuale. E poi... Ok, devo andare fino al segnale. Oh, apri qua. Non salite, vi raccomando, che sono sganciati. Andiamo di qua, togliamo tutta la potenza e acceleriamo un po'. Acceleriamo anche uno. Fin dove devo arrivare? Fino lì davanti. Piano, che ho paura di quello che vado a fare. Move the locomotive fino al segnale. Oh, c'è scritto di muovere la locomotive. Il prossimo segnale. E io mi devo fermare un po', 15 metri prima del segnale. A me queste cose qui, tipo, muovi, fai, mi piace tantissimo, mi piace. Piano piano, perché qui non ci corre dietro nessuno. Ok, guardate come si muovono tutti gli indicatori. È fatto molto bene questo gioco. Il gioco qui è fatto molto molto bene. A me piace proprio per questo, piace. Perché ha il suo... perché è un difficilino, ma non difficilotto. Cioè, invece io il vecchio Train Simulator non è riuscito mai a capirlo, veramente. Ok, e quindi un po' di più, magari un po' di più, che qua c'è la salita. Non oltrepassiamo il limite perché ci prende subito a sberle, eh. Un po' di più, ok. Applica i freni. Frena. Ok. Request to proceed, ok, quindi richiesta di permesso di attraversamento, procedi a velocità ristretta, va bene. Il semaforo però tu non è che me l'hai tolto. Togliamo i freni e partiamo. Quindi aggancia la formazione. Ah, ok, ecco perché era rosso. Ok, quindi io posso... caspita, quanta accelerazione do? Oh, piano piano. 5 miglia, quindi sono 6 km all'ora. Diciamo, circa. Chi se ne frega. Ok, manteniamo quest'uno. Mi devo agganciare a quello. Un po' di più. Andiamo sui 5-6 all'ora. Comunque la botta la devo dare. Cioè l'aggancio lì, il becco, non so come si chiama. Bisogna comunque colpirlo. Un po' di più. A me questi qua piacciono, non so perché, ma mi piace tantissimo. Un po' di più. Quello è spento proprio, aspetta. Guarda le persone che aspettano. Ok. Boh, va bene così, dai. Tanto quanto che mi avvicino, poi va la botta e si ferma. Boh, così va bene. Aggancia la formazione. Penso che dover solo attaccare. Aggancia. Ok. Sali. Questo è bello perché andiamo veramente a scoprire le cose. Allora, set the throttle and the reverser su off. Allora, il reverser su off. The throttle su off. Poi, driving brake. Neutral. Dove caspita è neutral? Non ho la più pallida idea di dove sia neutral. No, aspetta. Averci così? Dov'è neutrale? Forse qua, full service, emergency. Neutral, ah, così era. Porca di quella miseria. E chiudi la chiave. Oh, non riesco a chiudere, a girare le cose. Ciccio. Aspetta, vediamo qui. Guarda, no, non gira. Oh, io sto muovendo il mouse a tutta velocità, però non va avanti e indietro. Forse mi devo alzare per chiuderlo. Non funziona. Aspettate un attimo che vado a vedere qua il tasto. Ah, caspita, ho capito. Avevo questo qui così, era on, ma era zero. Ed invece deve stare proprio su off. Ecco perché non girava, ci ho perso tre quarti d'ora. Aspettala, fermati, chiudi. Dov'è che devo andare? Ciccio? Ah, devo entrare qui dentro. Io come faccio a entrare? C'è la porta, sì. Io ho la chiave di tutti i cosi. Non riuscivo a bloccare, di cosa sarà rotto. Allora, set the brake to release. Ok. Obiettivo con un po' d'olio. Che caspita, un po' di olio. Un po', guarda, un po' anche di slittolo magari. Un po' di saliva. Ci do uno sputo io, lo faccio girare meglio. E che caspita, ricordatevi sempre di lubrificare tutto, ragazzi. Allora, andiamo qui, sediamoci. Mettiamo la master key to on. Poi questo qui lo mettiamo su forward. Ok. Questo lo mettiamo su full service. Ok, full service. Dovremmo esserci, vero? Mi dici set drive pre. Ok, initial application. Aspetta. No. Che caspita, aspetta, faccio prima con
No, faccio prima con questi tasti qua. Initial application, obiettivo completato. Inizio di non dover guidare io, Poi, set the driver brake to running. Ah, devo andare io, devo andare. Ok, e acceleriamo, va. Ok, e devo farmi un chilometro, ma tanto devo farmelo lento, ragazzi, ve lo faccio vedere. Anzi, non ve lo faccio vedere perché già ve l'ho fatto vedere questo qui. Senti come non ce la fa, ragazzi, c'ha un sound bellissimo. Mi sto innamorando. Senti? Senti che c'ha un sound veramente fantastico. Non posso accelerare perché comunque è uno di quei servizi da galoppino, vai di qua e vai di là. Però senti come come sembra che batta in testa, ma non batterà sicuramente, cioè altrimenti sarebbe rovinatissimo. Senti però come non come scoppietta. Sì, a me piace questo sound qui, non so se si sentirà benissimo, spero di sì, ma a me piace tantissimo, piace. Questa è la locomotiva che piace a me, queste locomotive vecchie senza troppe, però senza avere il cambio, che il cambio non mi piace proprio. Ok, inizio a togliere la potenza perché devo fermarmi qua e ho paura di arrivare troppo veloce. Con questi treni qua poi arrivare veloce è un attimo, Che sì, che frenano, però non è che frenano, frenicchiano, insomma. Si fa quel che si può, si fa. Vedete qua, questa cosa qui è molto lenta, non la capirò mai, credo, Sono più da locomotiva elettrica. Fermati al posto, c'è scritto, fermati al posto, non posso sbagliare. Anzi, guarda, ci sto arrivando anche da solo senza neanche utilizzare i freni. Questa è proprio una manovra fatta a regola d'arte, che vi dico, E sono arrivato invece, sono arrivato lungo, sono arrivato corto, sono arrivato. Vai un altro pochino. Ok, togli tutto l'acceleratore, off. E qua gli do anche il freno, inizia l'application e vai, frena, va. Frena, frena. Ok, penso di essere a posto, vero? Good work, move the locomotive. Muovi la locomotiva sull'altra sponda. Sganci, non ho capito. Allora, sganci i veicoli. Io intanto li sgancio. Non so che caspita voglia, ma non ho capito niente. Non ho capito. Li sgancio qui, li sgancio peraltro. Sgancia. Ok, e poi fermati al posto. Ma a piedi devo andare. Devo andare con la locomotiva, credo. Ciccio, ma non ho capito niente. Non ho capito perché non mi dici le cose. Allora, fermati al posto e devo farmi anche la strada. Quindi, com'è che devo fare? D'altronde qui davanti, se questo è verde, no, è rosso, quindi non posso passare. E allora come caspita devo fare? Devo arrivare fin qua. Io chi che sono? Io devo arrivare tutto questo fin qua e poi devo girarlo. Però prima devo andare fin qua e poi devo tornare qui. Questo è giusto, questo è giusto, questo è giusto, non me li toccate. Questo va girato invece di qua, dovrebbe essere corretto, ragazzi. Dovrebbe essere corretto. Allora possiamo andare. Vai. No, però mi 180 da quella parte. Ciccio, c'è un problema. Ah no, però 180 sì, perché io devo andare e poi devo tornare indietro. Ok, devo andare di qua e poi devo riscendere. Anzi, questo qui non è corretto. Ok, e questo poi chi se ne frega, tanto mi devo fermare lì. Però questo qui è corretto, quindi io posso andare. Per partire devo dare uno e poi tocco questo, vai. Però il 2.36 devo stare attento perché c'è un semaforo rosso io, Ciccio, ce la facciamo a partire? Quanta potenza vuoi? C'è un semaforo... No, è verde, è verde, è verde. Era rosso e è diventato verde. Devo passare abbastanza... Come faccio a sapere quando è abbastanza? Beh, devo passare il semaforo in pratica. Vai, dai gas. Tanto mo non c'ho più limiti. No, ce l'ho il limite invece. Non fa cavolate. Credo che sia corretto così, Non ho controllato tutto bene forse, ma... Spero che sia abbastanza corretto. Il semaforo dove sta? Il semaforo che non si vede. Va bene. Facciamo la frenata. Vai, frena. E devo... Intanto che lui frena, io mi cambio la cosina. Questa la metti di qua. Fammi ricontrollare che sia tutto in ordine. Dove caspita devo andare io? Io devo andare qui. Quindi questo è giusto. Questo è giusto. Questo è giusto. Questo è giusto. E questo l'ho messo adesso, ok. Solo che per andare di là devo fare questo su off, questo lo devo mettere su reverse, questo lo devo togliere e qui devo accelerare. Aspetta, ma come faccio a guidare? Basta che io metto così. Aspetta, se io premo 2,
Ne premo 3. Questo è il davanti, questo è il di dietro, ragazzi. Potrei spostarmi, ma non mi ricordo bene come caspita ci si fa ad abbassare. Ok, così devo fare. No, devo fare così per forza, ragazzi, eh. Ok, va bene, ci siamo, ragazzi. 15 all'ora va più che bene, perché tanto è discesa e non voglio arrivare troppo forte. Quindi, throttle su off. Fammi vedere se arrivo giusto. Dovrei arrivare giusto, ragazzi. Molto, molto bella questa missione. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta. A me queste missioni qua piacciono. Sposta, fai, spingi. Mi piace sempre. Il break è running. Ok. Mission application va. Se no non ci fermiamo più. No, che poi l'initial application è troppo forte, eh. Veramente troppo forte. Mission application, un altro pochino. Ok, stiamo attenti adesso a fare la frenata giusta. Ok, inizia l'application, così va più che bene. Dovrebbe fermarsi abbastanza in tempo. Sta fermando anche senza freni. Poi mi spieghi come fai, eh. Vai, frena adesso, frena. No, forse devo frenare con quell'altro lì. Non me lo dà, eh. No, invece me l'ha dato. Fantastico, obiettivo completato, ritorniamo all'interno. Questo coso è completato, grande. Che faccio? Spengo o lascio tutto acceso? Throttle off. Non so se spegnere o se mi fa scendere, ma di solito mi fa scendere. Allora, set questo su off. Top. Poi questo qui lo metti su neutral. Ok, master key su off. Ok, e devo solo scendere per finire questo coso. È molto bello, ragazzi. A me questi qua mi piacciono tantissimo, questo tipo di treni. A me questi vecchiettini qua, intanto mi faccio lo screen, non so perché. A me questi qua piacciono, devo passare dall'altra parte, mi piacciono tantissimo, eh. Non viene nessuno, non viene nessuno, quindi vado alla casetta. Ah, la casetta proprio degli operai. Degli, non mi ricordo come si chiamano. Non so che caspita è sta casetta. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto. Non mi dà un punteggio, non me lo dà, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un po' in su e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!